a tutti, benvenuti in un nuovo video. Eh, siamo a febbraio, è iniziato febbraio e vi volevo mostrare i libri che vorrei, vorrei leggere appunto in questo mese, e una TBR diciamo del mese di, di febbraio. Allora, iniziamo dal libro che ho lettura, che è A volte ritornano, eh, l'ho già iniziato, di King è una raccolta di racconti, è uno dei suoi primi libri. Eh, questo l'ho trovato all'usato e è un'edizione vecchissima, e in lire, 11.500 lire addirittura. Le pagine sono, sono ingiallite da quanto è vecchio, ma io amo... Non è tenuto male comunque sia. Sì, ha un font molto piccolo, a parte quello, però... E ho già letto qualche racconto e mi sta piacendo, è difficile che a me i libri di King non mi piacciano. Eh, dopodiché ho iniziato anche un primo capitoletto, Anna dai capelli rossi. Eh, questo mi era stato regalato un anno fa, eh, che poi c'è anche una serie di Netflix, io non, non l'ho vista, però insomma ricordo benissimo il famoso cartone animato. Anni, anni 80 anni 90 e, e questo è il primo di una serie diciamo eh, il primo romanzo però io credo di fermarmi a questo sono, sono tanti questo libro è consigliato dagli 11 a 99 anni è bellissima questa cosa perché una storia del genere non ha età eh, sono per tutti dai più piccoli ai più grandi e poi eh, Alice nel paese delle Meraviglie. Anche questo l'ho iniziato, piano piano me lo leggo, me lo gusto perché eh, questo è veramente bello, questo libro proprio per il fatto che ha tutte queste. Mh, a parte i disegni, e poi queste. Mh, è pop-up diciamo, si chiamano così, che si muovono. Vedete il gatto, lo stregatto. Uh, a lettere che, che si aprono stupendo eh? di Mina Lima, edizione Ippocampo. Uh, questa è edizione Gallucci, Anna da Capelli Rossi a volte ritornano, un'edizione vecchissima dei tascabili bompiani. Questi tre libri che sto uh, leggendo, io, io di solito ne leggo un libro alla volta, però, se sono generi diversi tra loro come questi, mi piace anche. Non lo so, variare un po', cambiare lettura, eh, non mi resta difficile. Anche perché, eh, insomma, eh, io riesco comunque sia a immergermi al 100% in una storia quando leggo. E quindi, e quindi questo si può fare su questi libri qua. Eh, e questi tre libri appartengono alla mia challenge Leggo dalla Z. Infatti, sono tutti libri che iniziano con la. E dopodiché, dopo di questi, ho terminato tutti i miei libri con la lettera A. Passerò poi alla lettera B. Intanto finiamo questi. Poi, eh, insieme a una ragazza su Instagram, Marta, l'ingegnere lettrice, eh, che pubblica sempre novità interessantissime, eh, abbiamo deciso, o meglio, abbiamo fatto un, um, un sondaggio su Instagram nelle stories. Tra questo, L'inventore dei sogni e le otto montagne, ed è stato deciso, ci hanno aiutato a scegliere, eh, il popolo sovrano di, di Instagram, eh, per questo libro qua, che leggeremo a febbraio, di Ian McEwan, L'inventore dei sogni. Eh, affronteremo questa lettura insieme, sono molto contenta perché abbiamo già eh, letto insieme la, il nuovo libro di eh, Verso il Paradiso. Ed ora a febbraio abbiamo, eh, leggeremo questo. Eh, poi eh, leggerò Un canto salverà il mondo, questo libro di Francesco Lotoro che mi è stato, mi è stato inviato dalla casa editrice Feltrinelli. E molto curiosa di leggerlo. Eh, perché anche questo parla di musica del periodo La musica sopravvissuta alla deportazione. Un grande pianista e compositore è impegnato da oltre 30 anni in un'impresa epocale costruire un archivio della musica sopravvissuta alla deportazione ai campi di prigionia quindi molto interessante. Eh, poi ho deciso di leggere. Un libro che è in Wish che devo leggere da tantissimo, tantissimo tempo ed è questo, Il cacciatore di, scusate, Il cacciatore di Aquiloni, un libro famosissimo. Io ho letto eh, Diosseini, Mille splendidi soli, è un libro commovente, mi è piaciuto tantissimo eh, e questo voglio leggerlo questo mese, anche perché non è mio e lo devo restituire. A parte questo, comunque, è un libro che volevo leggere e penso che devo preparare i fazzoletti anche per questo eh, poi ho messo in TBR due libri con la lettera B ne ho solo due tra i, miei, tra i miei 200 e passa libri ne ho solo due con la lettera B uno di questi è Blu di Sergio Bambaren eh, un autore che mi piace tantissimo e, e piano piano me li sto leggendo tutti eh, perché una volta che si incontra l'acqua la mente si svuota? So di aver provato questa sensazione in precedenza, ma ogni volta che mi trovo a viverla è come se fosse la prima volta. Il tepore dell'acqua, quel senso di libertà, il respiro che si acquieta, come se non si dovesse respirare più ed essere un tutt'uno con l'oceano. Meraviglia, meraviglia. Anche questo è un romanzo per i più piccoli, anche per i più grandi. Eh, ha sempre illustrazioni all'interno. E bello, uh, poi un altro libro di King che inizia con la lettera B. Eh, Brevi d'autore, eh, calcolate che sì, questo anche l'ho preso all'usato. L'ho trovato anche blu. E, e qui sono racconti de, 18 racconti di mistero di King di Tony Lerman, eh, diversi autori insomma e altri. Eh, Sto leggendo molto, molti King ultimamente, ne ho tantissimi ancora da leggere e voglio a piano piano affrontare tutte queste letture di lui perché mi piace tantissimo, tantissimo. Lo so che non è un genere che piace a tutti, fatemi sapere se a voi piace King come genere, come autore io lo, lo adoro. Poi eh, ho messo, ho inserito anche un libro con la C. Eh, che è tantissimo tempo che ce l'ho in libreria preso al mercatino un anno fa. Tipo Chaos di Patricia Corwell, sempre un thriller. Eh, è, è tanto che non, non, leggo, chi, non leggo thriller. Infatti, all'inizio, all insomma, quando mi sono appassionata da un annetto a questa parte della lettura, che leggo molto, molto di più, eh, ne leggevo tanti. Adesso ho un po' rallentato, ma voglio riprendere. Questo di cosa parla? Eh, nei 24 titoli in 26 anni è una media che pochi altri autori possono vantare senza che ci sia un calo di qualità. Il segreto di Patrizia Cornwell è stato di concentrarsi e rimanere concentrata sulla serie che l'ha resa famosa, limitando le escursioni e accumulando sempre maggiore conoscenza dei suoi personaggi. Vabbè, qui non dice la trama. Ehm una ragazza di 23 anni muore mentre sta andando in bicicletta lungo il fiume Charles nella quiete del crepuscolo di una serata di inizio settembre. Elisa, eh, questa ragazza che muore, eh, sembrerebbe essere stata colpita da un fulmine, ma poiché è una bellissima giornata, è evidente che la causa debba essere un'altra. Eh, vabbè, eh, poi non mi fermo qua. Mm, lei non l'ho mai letta, non ho mai letto niente di suo. Questo è il primo thriller che leggo. Vedremo se mi piace o no. E poi un altro libro che non è mio, che devo restituire: La terra delle storie, anche questo l'ho inserito nella TBR del mese di febbraio. È un libro fantasy, credo che sia L'incantesimo del desiderio. Um, io mi piace spaziare diversi generi dal fantasy al thriller all'horror ai romanzi d'amore, mi piace leggere un po' tutto. Quello che non amo molto sono fantascienza, anche romanzi troppo storici, però tutto sommato leggo tutto. Eh, vediamo questo perché non so neanche di che cosa parli c'era una volta un paese in cui Capocettore era regina, Ricciolidoro un fuorilegge il principe Ranocchi si sentiva brutto tanto brutto, era la terra delle storie e lo è ancora, ci si arriva per caso ma come uscirne ma bello, mi piace come, come si presenta la trama si, si rifà le storie più famose e le cambia Bene, vi saprò dire. Allora, questi sono tutti i libri che ho inserito nella mia TBR che vorrei leggere. Vediamo se riesco a seguir, seguire la lettura di, di questi libri. A gennaio, a gennaio non è andata male. Ho avuto delle entrate che non erano in corso. Sono felicissima di averle ricevute, ovviamente. E... E vediamo a fine mese, comunque sia, io quando leggo questi libri, poi ve li recensisco, ve ne parlo sempre eh, nella pagina mia di Instagram che è Cabook Lover. E, e poi a fine mese mh, ve ne parlerò qua sul canale. Io ri vi ringrazio di avermi tenuto compagnia questi 10 minuti. Eh, eh, fatemi sapere, se questi libri li avete letti, cosa leggerete voi, se, se voi eh, fate delle TBR. Io ho imparato a farle, insomma, ho preso a farle anche per darmi una, una linea guida. Perché tra i miei 200 e passa libri non so mai cosa scegliere. È vero che l'istinto è sempre la miglior cosa, insomma, dove ti, ti porta il cuore in quel momento, il genere che ti piace leggere lì per lì, ok, però, insomma, è bene anche darsi, secondo me, una... ma già pensare a quello che si dovrà leggere, secondo me è un'ottima un idea per leggere anche di più eh, e, non, e non lasciarsi confondere, insomma, dal marasma di libri che abbiamo. Va bene, detto questo, eh, vi saluto, vi mando un bacione... E ci vediamo se vi va al prossimo video. Ciao!